Siamo ancora insieme per la settimana internazionale dell'Art Nouveau. Oggi è il 10 luglio ed è l'anniversario della nascita di William Henry Bradley, che nasce nel 1868. Questo illustratore, disegnatore, grafico, tipografo e litografo diventa famoso nel 1894 disegnando 20 copertine per la rivista The Inland Printer. Sempre nel 1894, nella città di Boston, negli Stati Uniti, disegna manifesti e copertine per la rivista The Chap Book, tra le quali spicca sicuramente la più bella di tutte, The Serpentine Dancer, che raffigura in maniera stilizzata in bianco e nero la danzatrice statunitense Louise Fuller, che fece la sua fortuna a Parigi intorno al periodo del 1900 dell'Esposizione Universale. Sicuramente, come avete visto, nella grafica di William Bradley, della Serpentine Dancer, possiamo vedere l'influenza della linea mossa dell'architetto Henry van der Velde. La composizione è quasi astratta in bianco e nero, semplicemente si intravedono i piedini della ballerina in fondo. Nel 1896, per quasi 2 anni, esce la sua rivista Henry Bradley, His Book. Disegna anche, in quest'anno, i caratteri di stampa che sono tuttora in uso. Il font viene chiamato come lui, Bradley. Si trasferisce nel 1898 da Boston a New York. Venne spesso però paragonato a un altro artista inglese, Aubrey Beardsley, famoso per le illustrazioni della Salomè di Oscar Wilde del 1893. Beardsley muore giovanissimo a 25 anni a Mentone di tubercolosi. I due artisti in comune nella grafica hanno la tecnica della xilografia, mentre i contenuti dei loro soggetti sono completamente diversi. Sappiamo che Beardsley amava molto rappresentare contenuti erotici alquanto dissacratori, cosa che Bradley aveva una visione fiabesca e prerafaellita, quindi di imprinting Art Nouveau della grafica. Il poster che pubblicizza la settimana internazionale dell'Art Nouveau delle due donne in bicicletta purtroppo non l'ho in galleria e non ve lo posso fare vedere. Sullo stesso tema, però, mi permetto di farvi notare questo manifesto in versione piccola, trattasi quindi di una locandina, del secondo salone del ciclo delle biciclette, quindi, dell'ottobre del 1894, tenutosi a Parigi al Palais de l'Industrie. L'artista è Forain, di grande gusto lutrecchiano in quest'opera. Vedete che la bicicletta viene rappresentata solamente dai manubri e in primo piano ci sono invece le donne. La donna moderna, quindi, del 1900 non era solamente la consumatrice, ma anche la modella di queste grafiche. Vedete questa pubblicità per la Roger Gallet delle profumerie di Parigi.
L'artista è una donna, è Elisabeth Sorel. Anche qui il prodotto non viene raffigurato nell'immagine. Il profumo che si sta vendendo è nell'aria della composizione, nelle violette, nei rododendri, nei jardin d'hiver, in questi garofani che fanno la cornice di questa bellissima grafica, dove questo senso di opulenza della Belle Époque traspare fortemente.